Hola boys, bentornati in questo nuovissimo video. Siamo tornati sul nostro canale dopo queste vacanze invernali, ragazzuoli. E siamo tornati con tantissimi nuovi aggiornamenti, come avete visto la nuova postazione. Ovviamente se vi interessa come noi registriamo i nostri video e quali sono le nostre attrezzature, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così noi potremo portarvi un bel video sulla nostra attrezzatura. Ma ciancio alle bande, e quest'oggi dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Siamo su Dragon Ball Xenoverse 2. Ma noi quest'oggi andremo a scoprire una modalità interna al gioco, che è la sfida con le miniature. Andiamo a vederle da vicino, ragazzi. Ed eccoci qua, ragazzi, al Colosseo degli Eroi con il gioco delle miniature, dove potremo andare a spacchettare effettivamente delle nuove miniature, di cui hanno il grado N normale, R, SR e UR. Ovviamente l'UR è ultra raro, è impossibile trovarli. Io ho delle medaglie ed è proprio questo che voglio andare a fare con voi quest'oggi, spacchettare un po', perché non ci ho quasi mai giocato, quindi non ho tanti personaggi da usare nel Colosseo. E magari chi ce lo dice che non andiamo a trovare qualche succulenta UR e magari siamo noi i più culati su YouTube a Dragon Ball Xenoverse 2. Io ho un po' già spacchettato, vi faccio vedere un po' che cosa io ho trovato, ragazzi. Mettiamo per rarità decrescente, ragazzi, Vegeta Super Saiyan Blue UR, Freezer, che questi credono sia normali, però credo che sia molto raro, Broly Super Saiyan massima potenza. Anche Vegetto, cioè ci piacciono, abbiamo trovato dai qualcosina, guardate, di UR, poi il resto tutti SR, 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 R. Andiamo a decapsulare, ragazzi. 100 medaglie e andiamo, ovviamente, con il nostro culo, che come abbiamo visto sempre, noi abbiamo un culissimo, è Goku SR, ragazzi. Chi è? Bardock SR, già ce l'abbiamo. E Cell perfetto, già ce l'abbiamo. E Jiren SR, ragazzi, Jiren UR e Goku Ultra Istinto UR sono rarissimi, ragazzi, davvero rarissimi. Quindi, magari a trovarlo, quest'oggi ci andiamo a aprire ben 20 capsule, ragazzi, che dobbiamo trovare personaggi e potenziare i nostri e crearci la nostra squadra per affrontare la battaglia, perché è un gioco di strategia. Uè, già non ce l'avevamo, Gohan. Eh sì, però sono tutte SR, a noi ci devi dare l'UR. E noi dobbiamo esultare. Ma non ce la dà, non ce la dà. Ragazzi, come potete vedere qui in basso a destra ci sono 5 utilizzi rimasti. Significa che per ogni capsula aperta, quindi noi quando apriamo quella da 5 ce ne scala 5, possiamo andare a aprire un UR garantita, che ce la dà al 100% un UR. Ovviamente non ci darà mai Goku Ultra Istinto o Jiren UR, questo è poco ma sicuro. E abbiamo Goku e Trunks del Future, Gogeta, questo c'è UR. Ovviamente niente, ci fai soffrire quando siamo in video, hai visto, ragazzi? Tronzo nell'animo, perché io registro e non mi dà l'UR. Ragazzi, forza, sbloccato. Andiamo con l'UR garantita e vediamo se ce ne caccia una nuova. Vediamo, rullo di tamburi. Rullo di tamburi. Goku Super Saiyan 4 UR. Avevamo anche Vegeta e quindi ci mancava Goku nuova UR. Figo, figo, figo. Non so quanto possa essere forte, perché adesso lo devo capire anche bene, e aiutatemi anche voi, ragazzi, a capire quali miniature sono forti, quale dover scattare e quali no. Mi si spiega la lingua, ragazzi, ogni tanto. E Vegeta SR, non ci cacci l'UR nelle capsule, sei proprio infimo. Sì, Black Goku SS Rosé UR, ed ecco la prima, ragazzi, ecco la prima. E andiamo avanti così, andiamo. Prima UR dal pacchetto da 5 capsule. Dai, 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 forza, 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 forza. Facciamo vedere quanto siamo culoni. Niente UR.
SR. Al momento non è malissimo tutte queste SR e anche dei doppioni, perché le possiamo scartare per potenziare le nostre miniature. Questo l'ho capito che vanno un altro Gogeta. Ci è appena uscito nella capsula di prima un Goku. UR Gohan ragazzo, UR, seconda UR in questo spacchettamento ragazzi. Dai cazzo, dai cazzo. Buona così, buona. Noi Black Goku ce l'abbiamo UR, quindi lo possiamo usare per potenziarcelo. Ah, dobbiamo liberare un po' di spazio negli slot. Ah, vado a liberare e torniamo a spacchettare. Ed eccoci tornati ragazzi, abbiamo liberato un po' di spazio e andiamo ancora ad aprire altre capsule. Ovviamente capsule speciali ragazzi. 100 medaglie e forza, abbiamo trovato 2 OR in queste capsule per ora. Potevamo fare di meglio, ma non ci lamentiamo perché è già un ottimo risultato ragazzi. Sì, Zamasu, UR, un'altra e siamo a quota 3, quest'oggi siamo fortunatissimi. Vegeta Sub, abbiamo anche Goku Sub, abbiamo trovato, attenzione. Veloce, veloce, banda alle ciance, siamo a 3 UR, ragazzi. 3 UR trovate. Gohan del futuro R, non ci piace. Super Baby SR, Bardock R, Goku UR, siamo a 4, amici, siamo i più fortunati qua mi sa, 4 UR ragazzi, attenzione, possiamo farla in barba a tanti che spacchettano su Xenoverse, fate girare questo video ragazzi, perché quanti ne abbiamo trovati di UR, 4 UR. Togliendo, vabbè, quella garantita è garantita e pace. Ancora qui, ok, abbiamo parlato troppo presto, ce la siamo tirata ragazzi. Andiamo con un altro spacchetto. Capsule Corp. Facciamo godere Gotenks SR. Non va bene. Gogeta Super Saiyan SR. Già ce l'avevamo. Dacci qualcosa che non abbiamo. Su. Un Goku Ultra Istinto, ce lo cacci? No. Vegeta con l'H finale. E Freeza nuova, non ce l'avevamo questa SR. Però. Ah, vabbè. Capsula speciale UR, ci darai mai qualcosa di veramente raro? Io non credo proprio. Goku Ultra Istinto! Sì! Che culo ragazzi, fate girare questo video e taggate chi conoscete che spacchetta ragazzi, perché a primo colpo abbiamo trovato Goku Ultra Istinto. Questa è rarissima, non ci credo. Che bugio di culo, bugissimo, ce l'ha dato, non ci credo ancora, non ci posso credere. Calma, ricomponiamoci ragazzi. Ok, stoppiamo qui questo spacchettamento con Goku Ultra Istinto perché abbiamo toccato il top. Ovviamente lasciate tantissimi like se volete un altro spacchettamento o una serie proprio su queste battaglie. Magari andremo anche a batterci online nei ranked match ragazzi. Cioè ragazzi, che cosa dire di questo video? Abbiamo sculato alla grande. Quindi lasciate tantissimi like, ve lo richiedo ragazzi. Condividete questo video e andate a commentare sotto i video di altri youtuber che portano spacchettamenti di capsule ragazzi. E andate a commentare di quanto abbiamo sculato sotto i video degli altri youtubers ragazzi. Perché abbiamo davvero sculato tanto e credo che siamo i più fortunati al momento ragazzi. Non c'è nessuno che ci batta dopo questo colpo di culo che abbiamo dato. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e come sempre visitate il mio profilo Instagram e rimanete sempre aggiornati perché lì ci saranno anche dei sondaggi sulle prossime serie che porteremo sul canale ragazzi. E inoltre ragazzi, un ringraziamento speciale a Iena Sinclair che ci fa le basi per il nostro canale. Sono tutte basi
personali. Un grande ringraziamento e ovviamente ragazzi, qui sotto il suo nome su Instagram, andatelo a seguire perché spacca davvero i culi. Lasciate tanti like a questo video, condividete soprattutto questo video ragazzi, commentate qui sotto con tutti i consigli che potete darmi per crescere, per migliorare in questo gioco se li conoscete, oppure ragazzi se volete vedere altre sculate commentate tutto qui sotto. E ragazzi, come sempre, hola boys, ci vediamo al prossimo video, ciao!